crepe in bottiglia, sono facilissime e non sporcate niente. Vediamo gli ingredienti. Iniziamo dalle fragole, che sono facoltative e che servono a guarnire. Latte, un po' di burro per ungere la padella, uova, zucchero, zucchero a velo, Nutella e farina. Iniziamo. Allora, per prima cosa mettiamo, aiutandoci con un imbuto, i solidi. Quindi mettiamo la farina. Ecco qua, ci siamo. Ci vuole un po' di pazienza. Adesso mettiamo lo zucchero. Per fortuna lo zucchero è poco. Proseguiamo mettendo il latte. E per finire mettiamo le uova. Rompiamole prima di metterle, altrimenti se dovesse uscire qualche uovo marcio andiamo poi a rovinare tutto. Uno. E due. Sono entrambi buoni, per fortuna. Ecco qua. Una volta messo tutto, chiudiamo ed agitiamo. Ci siamo. Adesso ungiamo un po' la padella con il burro, con un filo d'olio. Questa operazione l'ha fatta per ogni crepe. E poi versiamo il composto. Messo a fiamma medio bassa, facciamo cuocere per qualche minuto. Andiamo a controllare un po', facciamo cuocere ancora, vedete, ha bisogno di cuocere ancora un po'. Se preferite mettete meno composto e la fate leggermente più sottile. Ok, ora la giriamo velocemente e la facciamo cuocere anche sull'altro lato per qualche istante. Direi che ci siamo, mettiamo su un tagliere o su un vassoio, di nuovo il burro e versiamo il composto. Una volta fatte tutte, le farciamo come meglio crediamo, come preferiamo. Io ovviamente le farcisco con la Nutella. Ecco qua. Chiudiamo. E chiudiamo a fazzoletto. Attenzione, ho trovato la crema di pistacchi e quindi ne faccio una con la crema di pistacchi. Ecco qua. Adesso zucchero a velo. E allora vediamo un po'. Guarda questa Nutella. Mamma mia. Uno spettacolo. Fatele e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Come avete visto, sono facilissime. Ciao a tutti e buon appetito.